Ennesimo incidente nelle strade mazzaresi a causa delle tante buche persistenti sull'asfalto delle vie della città. Questa mattina Vincenzo Calafato, di 96 anni, sulla sua bicicletta elettrica si è accidentalmente imbattuto in una grossa buca in via Bessarione all'altezza del rifornimento AGIP, cadendo precipitosamente a terra e battendo violentemente la testa, lasciando una chiazza di sangue non indifferente sull'asfalto. I vigili urbani si sono recati sul posto per verificare la dinamica dell'incidente. Anche l'ambulanza ha subito prestato soccorso all'uomo, portandolo al pronto soccorso di Mazara del Vallo. Sul posto abbiamo incontrato il consigliere comunale Andrea Burzotta, che ha rilasciato un commento a riguardo. È giusto che l'amministrazione si doti ovviamente in ufficio di un'apposita equipe, di una squadra che monitori costantemente le strade cittadine e quindi segnala i problemi, oltre alle segnalazioni che comunque fanno le persone. Ci vuole l'ufficio che possa andare a individuare tutte le criticità e quindi andare a prevenire quello che è successo stamattina, l'ennesimo incidente dove un signore, un anziano con la bicicletta ha preso una buca ed è caduto rovinosamente per terra e c'è stato bisogno dell'intervento dell'ambulanza in quanto si è spaccato la testa e quindi ha portato una ferita abbastanza profonda in testa. Grave, sì. Mi auguro che la persona interessata non sia niente di grave e possa guarire. E spero comunque che il comune si attrezzi con determinati interventi, innanzitutto segnalativi, e quindi andare ad intervenire dove ci sono queste criticità per evitare quello che è successo stamattina. Poi se ci saranno negligenze da parte di chi fa lavori privati, tutto questo è un problema che poi l'amministrazione andrà a appurare e prenderà i dovuti accorgimenti. Tra l'altro questo è il tipico allaccio di cui si parla spesso, un allaccio magari alla rete idrica. Lei mi diceva poc'anzi che le città vicine a Mazara del Vallo si occupano della situazione in merito appunto in un determinato modo. In che modo? Sì, mi risulta comunque ho appreso delle notizie dove il comune di, se non erro, il comune di Campobello e qualche altra amministrazione locale vicinoria hanno individuato, non so tramite bando, gara, non so poi la prassi quale sia, una ditta di fiducia che poi andrà a realizzare le opere e quindi il cittadino va a pagare direttamente l'allaccio, non so come venga quantificato a metro o non so come, comunque va sia agli oneri di allaccio che comunque le spese per la realizzazione dell'opera direttamente al comune. Così il cittadino è tranquillo che non incomba in determinate situazioni. Il comune ha un controllo analogo maggiore rispetto a quello che è l'esecuzione dei lavori e quindi ad andare a evitare queste problematiche per poi andare a vedere se ci sono complicazioni da parte di terzi, responsabilità da parte di terzi. Quindi secondo me potrebbe essere una cosa ottimale per ovviare a questi problemi, ma soprattutto per un discorso anche di sicurezza nei confronti e incolumità nei confronti dei cittadini che poi Rischiano proprio. spiacevolmente si va a verificare tutto quello che stamattina si è verificato.